Siamo donne amanti della montagna. Se volete unirvi a noi, seguiteci sui social e scriveteci. Buongiorno a tutti, oggi è domenica 17 luglio, ci troviamo in Val Clavalité, quindi nel comune di Fenis. Abbiamo appena lasciato la macchina dove c'è un parcheggio dove non si può andare oltre perché poi c'è una sterrata e il giro di oggi, l'idea, è quella di fare il circolare al lago Margherò o Mezzuve, perché viene chiamato in due nomi, fare il colle, scendere al bivacco Borroz e tornare nuovamente qui. E quindi ci aggiorneremo più tardi per gli aggiornamenti del percorso e vi presenterò anche le ragazze che ci sono oggi a fare questa bella escursione. A dopo! Allora, dopo circa un quarto d'ora, intanto qua c'è Katia, ma poi ve le presento tutte dopo, arriviamo al bivio che interessa a noi. Noi dobbiamo prendere il sentiero numero 4 che porta al Col Mezzuve, dove ci sarà poi il lago, e qua sarà il nostro sentiero di rientro dal bivacco Borroz, sentiero numero 2. Intanto qua c'è un bellissimo torrente, bello fresco, e la temperatura è gradevolissima. E dopo circa tre orette scarse siamo arrivate al lago Mezzuve o Margherò, perché comunque ha due nomi, ed è molto 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 bello. Peccato per le nuvole, perché si sta un po' annuvolando, però davvero di un bellissimo colore, un bellissimo azzurro. Là ci sono le ragazze, adesso poi facciamo i saluti, ve le presento e adesso ci godiamo un attimino questo bellissimo panorama. Eccoci, allora vi faccio vedere un bellissima panoramica dietro di me. Noi arriviamo da questo sentiero che vedete, dove abbiamo appena fatto il colle. Non abbiamo fatto il video che c'era gente, allora lo facciamo qua. E adesso vi faccio vedere le ragazze che sono con me oggi, due dietro di me. E qua abbiamo, allora, io Monica, ormai mi conoscete, Livia dietro, Cesarina, ciao. Nadia, ciao. E Katia. Ciao. Allora, vi facciamo vedere qua che abbiamo dei segnavia. Eccoli qua. Allora, vedete che noi arriviamo al punto dal colle. Qua si può fare la traversata fino al Barbustelle. E noi adesso invece prenderemo il sentiero numero, segnato molto bene, che vedete qua, 102, e andremo al bivacco Borroz. E quindi un bel giro. Fino adesso bello, impegnativo, nel senso che salire al colle è bello ripido, ma bello. Quindi adesso scendiamo e magari facciamo una ripresa al bivacco Borroz per farvelo vedere. A dopo! Eccoci qua, siamo
scese dal colle, abbiamo preso il sentiero e poi la poderale per arrivare al bivacco Borroz, e lo vedete, eccolo lì dietro di me. Adesso appunto continueremo questa poderale che ci farà arrivare insomma fino alla partenza, quindi adesso è un bel pezzo di poderale, quindi si parte, a dopo. Eccoci, siamo in macchina, vi facciamo il video finale. Abbiamo Katia oggi che ci fa da autista, e qua dietro di me ci sono Cesarina e Nadia. Allora, vi diciamo un po' i dati dell'escursione di oggi. Allora, i chilometri sono poco più di 20, il dislivello è quasi 1.400, cioè l'app mi segnava 1.376 per essere precisi, e noi abbiamo messo più o meno 7 ore per fare tutto il circolare. Allora, è un percorso molto bello fino ad arrivare al lago, quindi anche una salita dolce. Certo, dal lago, dal Marghero, Mezzuve, insomma, al colle, e se lì diciamo che ci sono questi 500 metri, però insomma si sentono abbastanza perché è abbastanza ripido. Poi c'è tutta una parte molto di sentiero, anche con un po' di poderale, che porta al bivacco Borroz, e poi una lunga, lunghissima poderale che porta al parcheggio della macchina. Quindi se volete fare questo circolare, tenete in considerazione proprio questa parte molto lunga di rientro, anche se comunque si può fare anche al contrario, naturalmente. Quindi a noi comunque il giro è piaciuto molto, è vero ragazze? Cioè, un bel giro, e quindi niente, ci rivediamo alla prossima escursione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Pink Mountain VDA, seguiteci e ci rivedremo per la prossima escursione. Ciao a tutti! Ciao ciao!